Salve a tutti e benvenuti nel mio ultimo episodio del Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato in 4K e 60fps su PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato completamente il Monte Horu, eliminando la lava da ogni zona, sia a destra che a sinistra, per poi arrivare all'ultima parte e ottenere anche questo checkpoint molto importante. Ora, io l'ultima parte l'avevo già registrata, ma sfortunatamente il mio programma di registrazione ha registrato il secondo schermo, su cui non succedeva assolutamente nulla. Fortunatamente però il gioco Ori non salva una volta finito il gioco, cioè ti riporta all'ultimo punto di salvataggio. Quindi io sono di nuovo qua. L'unica cosa che non vedrete, e che vi faccio vedere in questo momento, tornando su, è una sorta di mini boss fight che ho già fatto e che ovviamente avevo salvato subito dopo, ma è una boss fight molto classica, come le altre che avete visto, con il vermone che esce, con il vermino che esce da sottoterra e ti spara. L'unica difficoltà in più che c'è in questa boss fight, che avrebbe preso luogo qui, sono queste piante che ti sparano, queste piante alate che ti sparano mentre tu cerchi di battere il boss. Comunque è una cosa abbastanza semplice, qui ci sarebbe stata la porta chiusa e che si è aperta. Ed ora siamo pronti per continuare. Da questa parte ci sarebbe, se si riesce a salire, ci sarebbe stata un passaggio segreto qui sopra, come vedete, hop, con un po' di esperienza, quindi niente di che. Detto ciò, come se vi avessi mostrato effettivamente quello che succede, proseguiamo, perché da qui in poi invece vedrete tutto quello che succede. E ecco qui dove avevo salvato, poco prima di entrare nelle profondità del Monte Horu. Eccoci. L'elemento del calore circondato da una fitta nebbia oscura. Guardate come sta, come è corrotto. Ascoltiamo Sane. L'elemento del calore. Ci siamo quasi. Ripristinando tutti gli elementi potremo far sparire gli effetti della sua ira.
Ori, alzati, ti prego. L'albero dello spirito è vicinissimo. È la nostra ultima speranza. Infatti manca ancora una cosa da fare. Bisogna portare Sane sopra l'albero dello spirito. L'albero dello spirito è vicino e c'è un'ultima cosa da fare. La foresta di Nibel tornerà a vivere. Nel frattempo, Naru stava cercando Ori. E guardate che bello, abbiamo iniziato il gioco controllando Naru. Proprio la prima volta che abbiamo interagito con Ori, stavamo controllando Naru e lo finiremo controllando ancora Naru. Thank you.
E con questo ultimo gameplay abbiamo finito Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Non al 100% perché ci mancano ancora alcuni potenziamenti da raccogliere, alcuni globi d'esperienza e alcune aree della mappa da esplorare. Però non è questo l'importante. L'importante era mostrare questo videogioco, che per me è una perla assoluta del panorama indie, a più persone possibili, perché essendo un'esclusiva Microsoft non è che l'abbiano giocata in così tanti in Italia. Ha avuto una seconda vita quando è arrivata su Nintendo Switch, ma anche lì comunque la sua popolarità non è esplosa. Ed è un peccato. Detto ciò, le mie considerazioni su questo videogioco sono quelle che vi ho esternato anche nel corso di tutto il gameplay. Riassumendo molto velocemente, ritengo questo gioco un buonissimo videogioco, un capolavoro dal punto di vista artistico, letteralmente impareggiato da qualsiasi altro videogioco della scena indie, e superato solo dal suo sequel, che sarà Ori and the Blind, o meglio, Ori and the Will of the Wisps, che porterò subito dopo questa serie. Quindi continuate a rimanere iscritti e a commentare, a mettere mi piace, perché inizierà il secondo Ori. Ha anche dei difetti questo gioco, purtroppo. Ha un combat system molto rozzo, ha un sistema di salvataggi che non è proprio intuitivo e che fa più danni che altro, perché quello che succede la maggior parte delle volte, come avete visto anche nel mio gameplay, è che la gente si dimentichi di salvare e quindi debba rifarsi intere aree di gioco, e non è proprio una cosa molto divertente. E diciamo anche una struttura di gioco abbastanza grezza, se vogliamo. Non ci sono missioni secondarie, non ci sono particolari twist di trama, anche se qui la trama comunque, pur essendo semplice, è molto bella, è molto ben raccontata. E tutti questi difetti però verranno risolti nel sequel. Infatti per me il sequel è un titolo da 10 su 10. E attenzione ragazzi, il 10 su 10 non vuol dire la perfezione, cioè questo è un preconcetto che bisogna togliersi dalla testa. Il 10 su 10 vuol dire 10 su 10, non la perfezione, perché nessun gioco è la perfezione. E dato che nessun gioco è la perfezione, il 10 su 10 in teoria non dovrebbe esistere, e allora non avrebbe senso dare voti da 0 a 10, no? Perciò spero di avervi hypato abbastanza per il secondo capitolo, perché sarà una bomba il secondo capitolo, anche dal punto di vista artistico. Pensate che dopo aver giocato il secondo capitolo, penserete che questo Ori sia brutto. Ori and the Blind Forest lo vedrete come brutto dopo aver giocato e dopo esservi abituati al secondo capitolo. Quindi, ci sarà da divertirsi. Detto ciò, la serie finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensi tu del videogioco ora che l'hai visto nella sua interezza, e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, alla prossima serie!